situazione abbastanza particolare, tantissimi dipendenti qui davanti al comune. Sì, 190 lavoratori che secondo, diciamo, la nostra valutazione del bando di gara potrebbero in qualche modo pagare le conseguenze di un bando che a nostro avviso non è conforme alle norme e che potrebbe in qualche modo mettere a rischio non solo 30 lavoratori, ma anche alcuni lavoratori potrebbero vedersi dimensionati dopo tanti anni di lavoro e dopo aver maturato i diritti previsti dai contratti collettivi nazionali. Ma la situazione è peggiorata negli ultimi giorni? No, più che peggiorata negli ultimi giorni, abbiamo approfondito i contenuti del bando. C'è un bando, ma ci comincia un nuovo bando, perciò l'assunzione ci deve essere, c'è diretta e immediata, con gli stessi lavoratori e con le stesse mansioni e livelli. Cioè, loro invece hanno fatto un bando dove, oltre a mandare a casa 30 padri cioè di famiglia, ridimensionano tutti i lavoratori affermando, per esempio, che è giusto dirlo, che un mezzo pesante può essere guidato e portato da un livello 1. Non è così, i contratti non dicono questo, c'è la professionalità acquisita. Perciò quella professionalità acquisita deve essere mantenuta. Poi non parliamo di sicurezza sul lavoro, tutti ci riempiamo la bocca di sicurezza sul lavoro, ma poi nei fatti, quando le amministrazioni fanno quei bandi, la sicurezza sul lavoro per riduzione di costi e via dicendo viene messa in secondo piano, facendo norme che non la rispettano.